Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6 che apriamo parlando di politica perché si conoscerà non prima di lunedì prossimo la composizione della nuova giunta Alessandrini a Pescara. Ancora polemiche intanto per l'uscita di scena dell'assessore Giuliano Diodati. Vediamo il servizio. Altre 48 ore di riflessione. Prima di lunedì, assicura il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, non ufficializzeremo nulla. Sarà un altro weekend caldo e non solo dal punto di vista meteorologico per la giunta Trazione PD, che dovrà lavorare ancora per trovare la quadra di un rimpasto mai tanto sofferto e criticato. Il nodo è sempre lo stesso, il passaggio di consegne fra Giuliano Diodati, al momento ancora in possesso delle deleghe di tributi, finanze e sport, e Gianni Teodoro, leader dell'omonima lista civica che può contare in consiglio sul fratello Pier Nicola e su Massimiliano Pignoli, che si è però preso anche lui qualche giorno di riflessione prima di decidere se restare in maggioranza oppure no. Tutto deciso invece per l'uscita dell'assessore Laura Di Pietro, che farà posto a Simona Di Carlo del Partito Democratico e più votata fra le donne alle ultime elezioni. La componente del PD che fa capo a Vittoria D'Incecco in Parlamento, a Donato Di Matteo in Regione e Annalisa Palozzo in Provincia continua intanto a puntare i piedi sull'uscita di Giuliano Diodati. Se così fosse, sarebbe molto probabile l'uscita dalla maggioranza in Regione di Di Matteo e a Palazzo di Città dello stesso Diodati e probabilmente anche dei consiglieri scurti di Gian Pietro e Lola Berardi. Un puzzle complesso che aveva previsto anche un piano B con l'uscita della Di Pietro e dell'altro assessore Loredana Scotolati per far posto in quota rosa a Simona Di Carlo e Veronica Teodoro. Poi il dietro fronte con la scena finale del film ancora tutta da scrivere. E noi parliamo ancora di politica perché il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, lancia la sua candidatura a governatore della regione in vista delle elezioni che si terranno in Abruzzo fra meno di 2 anni. Vediamo. Sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, batte tutti sul tempo e lancia la sua candidatura come governatore della regione Abruzzo per le elezioni del 2019. Da dove nasce l'idea e qual è il progetto? In verità l'idea c'è sempre stata, l'ho annunciata addirittura nella mia campagna elettorale, ho detto che io avrei fatto il sindaco fino al 2021. Solo una cosa potrebbe farmi pensare a una dimissione anticipata, è quella di potermi candidare come governatore della regione Abruzzo. L'ho annunciato perché ho una visione di questa regione, sono convinto di poter mettere in campo tanta qualità per svoltare una volta per tutte, perché vediamo una regione che, ahimè, se ben amministrata, però avrebbe bisogno di quel pizzico in più per lanciarsi come altre regioni italiane sono riuscite a fare. Io pongo la mia candidatura con tranquillità, sapendo che non ho nulla da perdere, aprendo un centro fatto di moderati, di persone che non vogliono più essere identificate con una semplice sigla di partito, ma vogliono fare per il bene della regione. E noi ora apriamo l'ampia pagina della cronaca partendo dal pescarese perché un 80enne è deceduto questa mattina in un incidente stradale accaduto lungo la strada provinciale 487 che collega Scafa a San Valentino in Abruzzo Citeriore. L'anziano, che era alla guida di un'ape per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un furgone che proveniva dalla corsia opposta, morendo praticamente sul colpo a causa delle profonde lesioni riportate. All'arrivo dei sanitari del 118 l'uomo era infatti già deceduto. Sul posto della tragedia hanno lavorato anche i vigili del fuoco, i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. E ci spostiamo a Vasto perché è stato grazie alla collaborazione fra cittadini e forze di polizia che un topo di appartamento è finito in manette. È accaduto ieri sera, dove nella tarda serata gli agenti della polizia del locale commissariato sono intervenuti nella zona della Marina, dove un giovane si era messo all'inseguimento di un ladro che era entrato attraverso una finestra in un'abitazione portando via 2 borse. Messosi all'inseguimento del ladro, il giovane e coraggioso cittadino è riuscito a bloccare il ladro con l'intervento poi dei poliziotti, che hanno fermato un 39enne romeno che è stato poi identificato ed è stato associato presso la camera di sicurezza del locale commissariato in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina. E un'altra denuncia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara per porto abusivo di arma da taglio. Continuano così ad essere intensi e puntuali i controlli dell'arma, soprattutto a Pescara. La notte scorsa una pattuglia in abiti civili che vigilava nelle zone più sensibili della città, come in quelle più difficoltose, ha proceduto al controllo di uno straniero che si aggirava in modo strano e che ha attirato l'attenzione dei militari nei pressi della nave di Cascella e dunque in
piena zona movida. L'uomo, un senegalese di 45 anni, residente a Pescara, è stato fermato e a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di un coltello serramanico di 14 centimetri, di cui 8 di lama. È stato dunque denunciato per porto abusivo di arma da taglio. Ancora cronaca, domato in mattinata l'incendio di Schiavi d'Abruzzo nel Chietino, la guardia però resta alta per l'eventuale ripresa di alcuni focolai. Il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Buone notizie sul fronte incendi in Abruzzo. È stato completamente domato infatti il rogo divampato alla vigilia di Ferragosto, che ha interessato per quasi una settimana il territorio di Schiavi d'Abruzzo. Per spegnere i vari focolai appiccati, i vigili del fuoco hanno lavorato per giorni senza sosta. Insieme a loro i volontari della Protezione Civile, dei Canadair e degli elicotteri, alcuni cittadini e un mezzo meccanico messo a disposizione dal comune. Il duro lavoro delle squadre di soccorso ha permesso di salvare la pineta, evitando anche che le fiamme raggiungessero le porte del paese. Passato il grande spavento, tuttavia, l'allerta resta alta, visto che ogni tanto qualche piccolo focolaio torna ad ardere, e per questa ragione la zona interessata adesso è presidiata dai volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, che saranno poi sostituiti da quelli dell'Associazione Il Castello e successivamente anche dal Gruppo Comunale di Carunchio. Un presidio costante per spegnere nell'immediatezza anche il più piccolo focolaio che potrebbe riattivarsi. Così come nei giorni scorsi nella zona erano presenti anche i carabinieri e i carabinieri forestali. Intanto c'è stato un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco per verificare che nessun focolaio possa ripartire. A causa del vento infatti le fiamme hanno interessato territori di più comuni che insistono sulla fondovalle del Trigno, compreso quello di Palmoli. Sviluppatosi lungo la fondovalle Trignina, sembra che l'incendio sia stato innescato dolosamente, probabilmente con stracci imbevuti di liquido infiammabile. E a proposito di incendi, ancora problemi anche questa mattina nella zona di Rigopiano, dove si sono riattivati già da ieri, in verità, alcuni roghi, intervento dei vigili del fuoco che stanno lavorando ormai ininterrottamente dalla mattinata di ieri. È stato anche utilizzato un aereo Canadair per il lancio di acqua proprio nella zona interessata dai roghi. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal forte vento. Cambiamo pagina per trarre un bilancio, infatti, della stagione turistica. Bisognerà attendere almeno i primi di settembre, ma la Confesercenti fa il punto della situazione dell'estate abruzzese 2017 e critica chi parla troppo precocemente di un calo drastico delle presenze. Vediamo. Il turismo in Abruzzo deve ancora fare tanti passi avanti, ma chi in questi giorni parla di un calo del 40% non si riferisce a tutto l'Abruzzo e in ogni caso sicuramente non rappresenta il 90% della categoria. Per trarre i bilanci della stagione i professionisti ne aspettano la conclusione. Lo afferma la Confesercenti abruzzese. La stagione si sta svolgendo con alti e bassi, affermano i rappresentanti dell'associazione, e non tutti i territori stanno vivendo lo stesso tempo trend, ma i numeri letti sulla stampa in questi giorni non rispondono alla realtà. Diffidiamo sempre di chi fornisce statistiche a stagione aperta, una usanza molto provinciale che continua a separarci dalle realtà più evolute in campo turistico. I nostri associati ci segnalano un andamento nel quale le famiglie continuano a spendere poco rispetto al passato, ma le strutture che hanno saputo organizzarsi stanno macinando ottimi risultati. La balneabilità delle acque finalmente, senza le criticità degli anni passati, assieme al bel tempo, sta aiutando gli stabilimenti balneari e in generale la costa, colmando molti dei ritardi registrati da hotel e camping in seguito alla paura generata dagli eventi invernali. Non tutto è stato recuperato, ma rispetto ai timori il calo non è catastrofico. Meglio invece sulla costa dell'Abruzzo centrale e meridionale, dove anche il mese di luglio ha registrato ottime performance. La montagna estiva continua a vivere solo in alta stagione, ma si conosce un buon andamento nel Parco Nazionale d'Abruzzo, a differenza della fascia collinare. La nostra regione, conclude Confesercenti, ha bisogno certamente di una fase nuova nel turismo, con un progetto strutturale ed un'immagine radicalmente modificata, capace di farla diventare appetibile per nuove fasce di utenza. Il contributo dato dagli attuali strumenti organizzativi è molto scarso e vanno rivisti subito. Serve invece una progettualità forte che coinvolga anche il sistema dei trasporti e della mobilità, e già dalla fine di questa stagione occorre fermarsi e ragionare insieme. Ma chi pensa di dare un contributo a questo processo diffondendo notizie false non fa il bene del turismo.
E questo servizio ci introduce all'ampia pagina, come ogni estate, degli eventi. Partiamo proprio da Francavilla, molto deluso per il finale dei fuochi pirotecnici. È evidente l'errore tecnico con il finale che è partito verso la metà. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono con il buco. Sarà per il 2018 colpa solo ed esclusivamente mia. Queste le parole postate la notte scorsa sulla sua pagina Facebook dal primo cittadino, dal sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, per chiedere scusa alle migliaia di persone che la notte scorsa hanno affollato la riviera per assistere ai tradizionali fuochi pirotecnici che hanno concluso le tradizionali feste patronali di San Franco. Dopo gli inconvenienti della notte scorsa erano infatti arrivate alcune lamentele da parte dei tanti turisti presenti in questi giorni a Francavilla al Mare. Noi restiamo sulla costa, ci spostiamo però più a nord perché c'è stato un grande successo ieri sera a Giulianova per il concerto dei Marlene Kunz. Vediamo. Noi sereni e semplici, occupi e acidi, noi puri e candidi. C'era un ottimo feeling sul palco e devo dire che suonare nel centro storico di un paese ha sempre un fascino particolare. C'è anche sempre un po' la sensazione di essere un po', come posso dire, invasivi, no? Siamo comunque una band rock e i volumi sono alti, le case intorno, però credo che fossero anche un po' così abituati. Credo che sia la quarta edizione questa, quindi anche questo problema in realtà non è stato un problema. Figo, siamo contenti, abbiamo fatto un gran concerto, siamo felici perché nonostante tutto quando saliamo sul palco siamo sempre molto determinati e molto vogliosi di divertirci e di far divertire. Ciao. E a Castelli entra nel vivo Agricinema, la rassegna che porta alla scoperta delle specialità enogastronomiche abruzzesi. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. Entra nel vivo Agricinema, la rassegna che porta alla scoperta dei film e delle specialità enogastronomiche della regione Abruzzo. Nello splendido borgo di Castelli ai piedi del Gran Sasso sono andate in scena le prime due opere di un calendario di circa 30 autori abruzzesi che calcano palchi importanti e cinema internazionali, ma che sono ancora troppo poco conosciuti in Abruzzo. E questo è lo spirito della rassegna che porterà il cinema oltre il Gran Sasso, anche nell'Aquilano, fino alle piazze dei progetti case, per poter ricreare quella socialità e quella cultura che ancora manca tanto dopo il terribile sisma del 2009. Una necessaria rassegna per far conoscere agli abruzzesi il loro cinema, che è noto spesse volte all'estero, passa per i festival internazionali ed è assolutamente invisibile nella nostra regione. Ci sono più di 30 autori coinvolti e ce ne sono ancora altri e quindi ho dovuto per forza fare una selezione e mi è dispiaciuto molto perché ci sono ancora degli autori che ho cercato innanzitutto di prediligere quelli che avevano una certa continuità, escludendo quelli che avevano fatto un solo lavoro, due, a meno che questo lavoro non fosse stato particolarmente importante, come per esempio nel caso degli autori di Vibrata che hanno fatto quel solo cortometraggio, ma lo trovo esplosivo e quindi era necessario farlo vedere. Film in proiezione della rassegna è stato Gli Uraniani del 2013 di Gianni Gatti. Ecco la nevica di ieri. Ti aiuto io a scavarne un'altra. Andiamo avanti. Perché? Gli Uraniani serve alla costruzione di un'identità omosessuale.
Proprio l'identità si costruisce proprio sul passato e quindi diciamo l'intento era quello di creare un'identità cinematografica omosessuale. Siccome il cinema italiano, ma sempre, soprattutto delle epoche passate, ha negato il personaggio omosessuale, io ho voluto fare un corto, questo primo episodio, con dei protagonisti omosessuali, non delle macchiette, dei personaggi intorno, però con lo stile di quel cinema che all'epoca negò il personaggio omosessuale, quindi è un risarcimento. Il pubblico ha potuto ammirare e capire anche il secondo film di una trilogia di Stefano Odoardi dal titolo Mancanza Purgatorio del 2016. È importante far vedere questi film, far capire che questi film esistono, perché sono convinto che il pubblico poi li possa assolutamente apprezzare. È chiaro che se poi noi non ci disabituiamo a questo è più complicato. Però appunto, proprio per questo una rassegna come questa è molto, molto utile per creare il pubblico per film come questi. Prossimo appuntamento il 21 agosto a Santo Stefano di Sessanio nella Piazza Centrale. Andrà in scena il film Altin va in città del 2017, un lavoro di Fabio Del Greco. E a Campli si rinnova l'appuntamento ormai tradizionale con la sagra della porchetta italica, uno dei piatti tipici del comprensorio farnese che valorizza il territorio dell'entroterra. Quanto è importante per il comune di Campli accogliere una sagra di questa portata? Allora, sicuramente è importantissima, è la nostra eccellenza che ci promuove sicuramente il territorio, non solo come prodotto enogastronomico, ma anche come i monumenti che abbiamo, anche se in parte logicamente non sono visitabili. Però quest'anno ha un valore particolare, perché dopo tutto quello che è successo al nostro territorio, terremoto, neve, frana, acquisisce un valore particolare e spero che sia il volano per ripartire. Un pensiero va logicamente ai tanti evacuati, circa 600, che sono fuori casa, che io ho dovuto appunto con ordinanza sindacale mandare in altre abitazioni più sicure. Però questo è un momento veramente importante per noi camplesi, a cui teniamo tantissimo, e poi la particolarità è che quest'anno abbiamo ampliato l'offerta con tanti eventi culturali, oltre quindi all'enogastronomia, si può visitare una mostra di arte contemporanea che abbiamo fatto a Cambri in collaborazione con l'Accademia di Urbino, tante presentazioni di libri, l'intitolazione dell'ufficio turistico a Gianmario Sgattoni, deceduto alcuni anni fa, che ha dato tanto a questo territorio. Bellissima cosa, intanto vale la pena sempre visitare Campli, anche con i postumi del terremoto, ma è una cittadina che ha conservato delle bellezze uniche nel panorama anche abruzzese e nazionale. Dopodiché questa è una sagra antica che è radicata nel territorio, che promuove un prodotto che è anche cultura e economia del territorio, perché è un prodotto che è diffuso in tutta la nostra provincia, che è una peculiarità nostra provinciale, e quindi è una sagra sicuramente riuscita, ma lo dimostra ogni anno di più il successo di pubblico e di gente che ha. Io poi voglio fare un pensiero, un ringraziamento all'amministrazione di Campli per aver ricordato un grande personaggio della nostra provincia, una persona che meritava e merita un ricordo qui, anche alla Sagra della Porchetta, anche in un paese come Campi, che è Gianmario Sgattoni, una persona di grande cultura, una persona che ha promosso il territorio abruzzese per tanti decenni. Quando si parla di turismo in questa provincia non si può dimenticare certamente Gianmario Sgattoni, quindi ringrazio l'amministrazione di Campi per aver avuto anche questa particolare sensibilità.
Dopo la pagina degli eventi siamo alla pagina sportiva, partendo con il calcio, parlando del Pescara che continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra ma anche per cedere quei giocatori in esubero. Intanto noi andiamo a conoscere uno dei volti nuovi in casa bianca-azzurra, anche se si tratta di un ritorno. Parliamo di Antonio Mazzotta, che dopo aver fallito la promozione lo scorso anno in Serie A con il Frosinone prenota una stagione del riscatto proprio in riva all'Adriatico. Antonio Mazzotta è stato uno dei migliori giocatori del Pescara in questo precampionato. Te l'aspettavi innanzitutto un impatto così positivo con il tuo ritorno in riva all'Adriatico? No, dai, mi sono trovato veramente bene sia con il modo di giocare del mister, che sono arrivato carico, perché dopo due annate pessime che ho passato a Pescara per colpa mia, adesso sicuramente voglio far bene. E voglia di far bene dopo una stagione, quella scorsa per te sfortunata a livello di risultati? Sì, personalmente è andata bene, però veramente ci è scappato di un soffio l'obiettivo che era la Serie A. Siamo arrivati a pari punti col Verona, però adesso è tutto alle spalle. Penso a questa stagione e spero di riconquistare quello che mi è scappato l'anno scorso. Torni a Pescara con grandi ambizioni, con grandi motivazioni, in una squadra che punta in alto. Sì, torno con tante ambizioni, una squadra che sicuramente punta a fare il massimo in ogni partita, però sappiamo che il campionato di B è molto, molto difficile, perché in ogni campo c'ha sempre le sue problematiche. Sicuramente è un campionato di B difficilissimo. Noi abbiamo una squadra giovane, con giovani veramente forti, e sicuramente pensiamo di partita in partita, e poi alla fine vediamo in che posizione siamo arrivati. A 10 giorni dall'inizio del campionato, Mazzotta è tra i titolari, almeno sulla carta, di questa squadra che inizierà il campionato con il Foggia. No, io non lo so se sarò titolare, può dire il mister, però io so solo che in ogni allenamento dobbiamo dare tutti il 100%, perché in rosa siamo tanti in rosa e tutti meritano di giocare, perché è una rosa molto forte. Arriva il campionato e probabilmente è un bene dopo il grande lavoro che vi ha fatto fare Zeman quest'estate. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare su certi aspetti, però non vediamo l'ora che inizi il campionato, anche se iniziamo contro una squadra che gioca da parecchio tempo insieme, quindi saranno più organizzati di noi, però noi stiamo assimilando gli schemi del mister e sicuramente ci faremo trovare pronti. Dicevamo anche con il tuo compagno di squadra Cappelluzzo, tu sei tornato a Pescara a distanza di qualche stagione. Che città hai ritrovato, che tifoseria hai ritrovato? Una tifoseria molto calda che pretende sempre tanto dalla squadra, ma che dà anche tanto a livello di tifo. Sì, sono legatissimi alla squadra, veramente sono attaccatissimi, e abbiamo trovato sicuramente una piazza un po' delusa per la passata stagione, però sono sicuro che ci saranno sempre vicini durante l'anno, e sicuramente perché abbiamo bisogno sicuramente di loro, quindi spero che ci saranno vicini anche nei momenti un po' così, e sono sicuro che lo faranno. Dalla Serie B alla Serie C, per parlare del Teramo, perché in casa biancorossa pare essersi raffreddata la pista che avrebbe dovuto portare ad un reintegro di Marco Sansovini nella rosa aprutina. Componenti ambientali ed economiche hanno fatto da sfondo ad una vicenda che sembra potersi trascinare fino alla fine del calciomercato. Vediamo. Un dietrofronte in piena regola. Il Teramo almeno per il momento frena sul ritorno in rosa di Marco Sansovini, dopo avergli proposto 48 ore fa di rientrare nella comitiva a disposizione di Asta. Una decisione che non può che avere più di una giustificazione, non solamente quella economica. Partiamo da quella ambientale. È evidente che alla piazza l'ex Pescara non sia di certo gradito. Anche per questo la dirigenza a fine campionato lo aveva scaricato, confinandolo con altri giocatori a lavorare separato rispetto alla squadra. Una presa di posizione della dirigenza che, per quanto legittima, è probabilmente stata presa nei modi e nei tempi sbagliati. L'effetto che ha avuto è stato quello di compattare gli epurati, che hanno iniziato una sorta di resistenza passiva, con l'aggravio di avere stipendi pesanti, quello di Sansovini in primis, e poche offerte da poter valutare arrivate sul tavolo del Teramo. La piazza spinge tendenzialmente per il no,
Campitelli a queste cose è sensibile e il fattore tifoseria lo ha fatto recedere, almeno per il momento, dal continuare su questa via. Poi c'è anche, e non può essere secondaria, la questione economica, che però ad un certo punto aveva anche consigliato proprio di cercare di rivitalizzare il centravanti, come è accaduto già con Simone Sales, per ammortizzare un investimento in denaro che finora è stato ripagato in maniera minima. Adesso le strade sono sostanzialmente due. La prima è che il Teramo continui sulla linea della fermezza, ma stavolta in maniera definitiva, cercando di mettere alle strette quei calciatori che non rientrano nei progetti tecnici. La scadenza del calciomercato si avvicina e la lista dei 14 over aiuta in questo senso la società biancorossa, mettendo fretta ai giocatori che non hanno molto tempo per trovare una squadra che possa dare loro lo spazio che a Teramo certamente non avranno. Oppure scegliere, ma solamente con alcuni, una via più soft, considerando magari l'eventualità che offerte concrete non ne arriveranno, anche perché Asta attende ancora un vice Foggia, con l'attaccante che ha saltato le ultime sedute di allenamento per piccoli problemi fisici. Il tecnico vorrebbe anche un centrocampista di struttura, il diavolo si guarda intorno, ma arriverà solo se ci sarà un'occasione last minute. E scendiamo ancora di categoria, siamo in Serie D per parlare dell'Avezzano che, dopo aver risolto la questione allenatore con l'arrivo di Federico Giampaolo, si prepara all'inizio della nuova stagione. Noi siamo andati ad ascoltare il patrono, il presidente della formazione marsicana, Gianni Paris. Presidente Paris, è arrivato Giampaolo, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo dopo quello che era accaduto con Marino e con Aiello? Sì, si dice che non c'è due senza tre, perché la parentesi di Gallese era un modo per traghettare la squadra, essendo lui l'allenatore della squadra juniores biancoverde. Mister Giampaolo, gli auguro di ripetere, già basterebbe un terzo della sua carriera da calciatore in panchina, quindi se riuscirà a fare questo sicuramente riuscirà a lasciare un segno ad Avezzano e a restare qui in via Ferrara a lungo. Avete trovato l'accordo in pochi minuti? Cinque minuti per telefono. Cosa ha convinto Giampaolo ad venire a Avezzano e a prendersi, insomma, questa responsabilità di guidare una squadra che parte tra le favorite per il prossimo campionato? Beh, sa che abbiamo allestito una squadra forte e l'obiettivo della società è stare in zona playoff per tutto il campionato e poi a vincere una sola, però quello che serve poi sono tutti i fattori, società, squadra, tifosi, amministrazione, sponsor. È così, il calcio è fatto di tutti questi elementi, non si vince mai da soli e quindi secondo me Avezzano ha tutte le carte in regola per arrivare a tanto. Per quanto riguarda il mercato, formazione già completata, mancherebbe solo un under. Manca un 98-99, un terzino sinistro, un terzino destro, stiamo cercando, stiamo lavorando per questo e mi auguro che lo stesso Giampaolo dica a Iacovitti quali possono essere i nomi da portare in biancoverde per sistemare quello che ancora al momento dobbiamo sistemare. E sarà una stagione all'insegna dei derby, perché tutte le abruzzesi sono state inserite nello stesso raggruppamento. E contento per la presenza di tutte queste abruzzesi, o per voi, anche per le altre squadre della regione, il fatto di avere tanti derby potrebbe rappresentare un handicap? Allora, i derby rappresentano intanto la vitalità del calcio abruzzese per noi che appunto viviamo tanto la possibilità di giocare contro Vastese, contro il Francavilla, soprattutto contro l'Aquila, eccetera, e tutte le altre compagini della nostra regione. E quello ovviamente fa parte del campanile, fa vivere un certo tipo di calcio. Dall'altro punto di vista è vero, i derby, anche se giochi con un'altra abruzzese che è ultima in classifica, si può rivelare come qualcosa di pericoloso, perché appunto è sempre un derby. Però preferisco giocare nel girone F con le abruzzesi, le marchigiane, le molisane, l'unica dell'Emilia Romagna, il San Marino, che non il girone sardo, che effettivamente soprattutto anche, per motivi geografici ovviamente, ma sì, era sconveniente in tutto dal punto di vista logistico e dal punto di vista economico.
E siamo ancora alla Serie D perché con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 52esima edizione della Coppa Italia. Domani alle 16 in campo 62 formazioni, le neopromosse dal campionato di eccellenza, le retrocesse dal campionato di Lega Pro, le vincenti dei playout 2015-2016, le società ripescate, le squadre inserite in sovrannumero, le società classificatesi al termine della stagione sportiva 2016-2017 al 12° e 11° posto in classifica, oltre alle 6 società con il peggior punteggio nella Coppa Disciplina. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare l'accesso alla fase successiva. 4 le abruzzesi domani in gara in due derby che si disputeranno alle 16. Pineto L'Aquila sarà diretta da Pierfabio Falasca di Pescara e Francavilla Nero Stellati Pratola dal signor Davide Di Marco di Ciampino. Bastese Agnonese si giocherà domenica prossima 27 agosto allo stadio Aragona di Vasto con inizio fissato per le 18. E questa era l'ultima notizia della terza edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento informativo con la nostra rete è previsto per lunedì come sempre alle 8 con Mattino 6. Grazie dalla nostra redazione, l'augurio di una serena notte.